La chiesa di Sant'Antonio di Padova è gremita. In tanti non trovano posto per dare l'ultimo straziante saluto all'avvocato Erminio Roberto, scomparso a soli 54 anni. I suoi colleghi hanno voluto rendergli omaggio indossando la toga, la stessa adagiata sul feretro del presidente della Camera Penale Molisana. Lacrime, commozione e applausi scroscianti che fanno seguito alle parole dei due colleghi e amici a cui, durante l'omelia funebre, viene affidato il ricordo dello stimato professionista, che di strada ne aveva fatta davvero tanta. Il suo inizio era avvenuto nello studio dell'avvocato Montalto, un altro nome nel mondo forense regionale. Era lì che Roberto aveva mosso i primi passi ed era lì che aveva stretto quei forti legami di amicizia, soprattutto con l'avvocato Cristofaro, che dal pulpito ora fa di tutto per trattenere la commozione e rendere ai presenti un ricordo così veritiero di Roberto. Anche i presidenti dell'Ordine degli Avvocati, Demetrio Rivellino, e della Camera Penale di Isernia, Franco Lacava, hanno portato i loro saluti, aggiungendo all'ufficialità dei loro ruoli un dispiacere profondo e sincero. Troppo umile per vantarsi dei propri successi lavorativi, troppo schivo per cercare i riflettori, anche quando li avrebbe meritati, troppo attento al prossimo per far conoscere a tutti il proprio impegno al fianco dei deboli, coloro che non sempre avevano la possibilità di difendersi. Onesto, scrupoloso, cordiale, con la battuta sempre pronta, Roberto era davvero una brava persona, sempre disponibile a dispensare consigli e a mettere le proprie straordinarie competenze legali al servizio dei colleghi. Il mondo forense del capoluogo è in lutto per aver perso una delle sue menti più brillanti, a cui sarà ora dedicata la scuola forense del Molise. Come ha voluto ricordare chi ha officiato la cerimonia religiosa, la Quaresima è quel periodo in cui l'uomo viene messo alla prova ed è proprio così che si sente ora la famiglia, la moglie, le due giovanissime figlie, gli amici, i colleghi e quanti gli volevano bene. Un solco profondo quello lasciato da chi ha operato sempre nel rispetto delle regole, fiducioso di quella giustizia sul cui significato sembra quasi impossibile ora non interrogarsi.